cosa mangiavano gli abitanti dell'antica Pompei e dell'antica Ercolano? Quali erano le loro abitudini alimentari, le loro coltivazioni e come preparavano i loro cibi? La seconda giornata della tappa ercolanese di Vesevus de Gustibus, la manifestazione organizzata dalla città metropolitana per promuovere le eccellenze culturali, paesaggistiche, archeologiche ed enogastronomiche dei comuni del Parco del Vesuvio, ha costituito l'occasione per approfondire il tema del cibo dall'antica Roma ad oggi, con un convegno promosso dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, tenutosi al MAB, cui hanno preso parte, tra gli altri, il consigliere metropolitano delegato al Parco del Vesuvio, Michele Maddaloni, il presidente della Commissione Lavoro della Regione Campania, Nicola Marrazzo, il direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, rappresentante di Federalberghi del Consorzio Tutela Vini del Vesuvio. Gli antichi romani mangiavano in maniera molto simile alla nostra. Oggi abbiamo parlato del garum, ad esempio, che veniva effettuato facendo macerare su erbe aromatiche questi pesci che erano gli sgombri, tipicamente, o le alici o le sarde, e che sotto sale portavano alla produzione di una salsa che è molto simile a quella che la alice salata di cetara o del cilento di Pisciotta, oppure a quella che è la colatura di alici. Non solo carne e pesce dunque, ma anche i frutti della meravigliosa terra vesuviana. Frutti e legumi, abbiamo una ricchezza che va dai fichi alle noci, alle castagne, alle nocciole, alle mandorle, fino ad arrivare all'uva ovviamente, il vino. Si pensi che negli scavi di Pompei tutta la zona periferica della città prospiciente al Vesuvio è costellata di torchi vinari, mentre la parte verso la Porta di Stabia, quindi verso la penisola sorrentina, delle mole oleare, cioè le olive arrivavano dalla zona di Gragnano, dal sud della città, mentre Pompei utilizzava tutto quanto i vigneti che erano storicamente sulle pendici del Vesuvio, e oggi, tramandati da una miriade di viticoltori, abbiamo una straordinaria biodiversità e ricchezza di vitigni, una ricchezza, un patrimonio, un'identità di cui dobbiamo essere fieri e dobbiamo lavorare tutti insieme per valorizzarla sempre in più. Una terra da valorizzare, evidenziando la derivazione di quanto si produce oggi proprio dalle coltivazioni antiche, magari con la creazione di un marchio per la certificazione storica dei prodotti. E questo è il progetto del Dipartimento di Agraria. Noi pensiamo che si possa parlare qui, su questo territorio, più che altrove, di certificazione storica dei prodotti, laddove la certificazione storica significa in questo caso avere la disponibilità materiale di quello di cui tu stai parlando. Cioè, se tu parli della nocciola DOC, quello che è, tu hai la testimonianza materiale del fatto che quella nocciola veniva prodotta 2000 anni fa, e questo è qualche cosa che non tutti, anzi che solo noi abbiamo, che altre regioni non possono vantare. Per promuovere e valorizzare le produzioni del territorio, gli allievi degli istituti alberghieri hanno preparato un ricco menù degustazione. È una crema di piselli con del crumble salato, le alici fritte e poi una spolverata di polvere di piselli sopra. Una chiusura importante per un evento che per due giorni ha visto Ercolano protagonista. Ercolano, tra i 13 comuni del parco, ha, oltre ad avere il Vesuvio, anche il mare e anche gli scavi. Quindi ha delle particolarità che la fanno unica all'interno anche di quello del panorama del Vesuvio. E questo percorso, però, che interessa tutti i comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, è importante proprio per creare una sinergia tra i diversi comuni e quelle che sono le diverse realtà. Spazio anche alla musica, con l'esibizione degli allievi del liceo musicale Francesco Grandi di Sorrento e della Vesuvius Wind Orchestra, l'ensemble dei conservatori della Campania. Speriamo che l'anno prossimo, con la seconda edizione, riusciamo, oltre a mettere a sistema quello che è stato un percorso sia dei nostri istituti musicali sia dei nostri istituti alberghieri che insistono all'interno dell'area del parco, per valorizzare sempre di più non solo i prodotti ma anche quello che è la nostra identità culturale attraverso la canzone, attraverso la musica.